Buongiorno a tutti quanti, siamo sul quarto episodio della serie che stiamo facendo sul libro del profeta Isaia. Come vi ho detto, vorrei che prendeste un brano nel frattempo che io parlo, il capitolo 52 e 53 del profeta Isaia, dal libro di Isaia, perché vogliamo veramente entrare dentro questo capitolo. Siamo al quarto appuntamento, il libro è scritto circa 700 anni prima del primo Natale e copre 60 anni di vita del profeta Isaia e 60 anni di vita del popolo di Dio. Come abbiamo visto nelle altre volte, non è una storia lineare, non segue una storia come avevamo visto nel libro di Ruth, dove c'era un inizio, un centrale, una fine, ma sono via via, gira attorno alle profezie che Dio manda al profeta Isaia durante 60 anni. Oggi parleremo di un brano, il capitolo 53, che tanti anni fa ha convinto un giovane scettico e che amava le cose concrete, che amava i numeri, la statistica, che Gesù era veramente venuto e che era esattamente quello che diceva di essere, ovvero che era il Salvatore. Chiaramente se giovane ero io, molto più giovane di adesso, con più capelli, un pochino meno di pancia, ma tanta voglia di apprendere qualche dubbio che questo capitolo mi tolse definitivamente. Allora, avevamo detto che i primi 39 capitoli del libro di Isaia possono essere intitolati guai, perché dal capitolo 1 al capitolo 39 è una condannare su condannare, una punizione su punizione, e il titolo è guai, guai, tanti. Poi con Simone nel secondo messaggio avevamo visto che però l'ira di Dio non dura per sempre, il Signore non serba la sua ira per sempre, perché dal capitolo 40 il libro e il linguaggio di Dio si fa completamente differente e Dio è pronto a perdonare, anzi a riaccettare fino alla e a benedire fino alla millesima generazione se si ritorna a Lui, se amiamo Dio, il nostro Signore, con tutto il nostro cuore. E infatti avevamo detto che dal capitolo 40 in poi potremmo intitolare i capitoli gioia oppure non temere. E ce l'avevamo lasciati con questo versetto la volta scorsa. Isaia 7 al capitolo 14. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio che lo chiamerà Emanuele, che significa Dio con noi. Avevamo detto che Dio, soltanto Dio poteva fare quello che aveva fatto. Avrebbe potuto ristabilire la parità tra uomo e Dio. Vi ricordate che dicevamo dell'iniquità, che significava non essere in paro. Essere iniqui significa non essere equi, non essere allineati al volere di Dio. L'unico che poteva riallineare Dio all'uomo a Dio era Dio stesso. E questo avrebbe significato mandare qualcuno che avrebbe pagato l'enorme distanza di debito che c'era tra Dio e l'uomo. E che da un lato avrebbe avuto la medesima natura divina, e dall'altra la medesima natura terrena, uomo che si chiamerebbe chiamato Salvatore. Tra pochi giorni, che ci piaccia o no, il mondo ricorderà con una festività che sappiamo benissimo che non è accaduta il 25 di dicembre, ma tutto quanto il mondo ricorda un evento che ha cambiato radicalmente la storia del mondo, trasformandola in prima di Cristo e dopo Cristo. E il Natale è giunto, ma il Natale è giunto perché potesse arrivare Pasqua. Il Natale, senza il Natale, il mondo non avrebbe visto il Salvatore, non avrebbe conosciuto il Salvatore, non avrebbe avuto la possibilità di credere nel Salvatore, né di essere salvato. Ed è il Natale strettamente connesso con la Pasqua.
Perché se non ci fosse stato Natale, non ci sarebbe stata Pasqua. Se Dio non avesse deciso di scendere con forma umana, non avrebbe potuto fare il sacrificio ultimo di cui parlavamo nella donazione. Gli angeli nel primo Natale dissero così ai pastori, in Luca 3 al capitolo 11: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Nel libro di Isaia, che stiamo studiando insieme, per 17 volte il Salvatore è inteso Dio. Quando si parla di Salvatore si parla di Dio. Soltanto due volte la parola Salvatore è riferita a colui che sarebbe venuto, per cui a Gesù. È interessante lo studio di queste due parole, che sono in ebraico. La prima è Yasha, non so come si pronuncia, e significa colui che concede un grande spazio per muoversi. Yasha è colui che ti dà un grande spazio per muoversi. Ricordate che queste profezie sarebbero state lette dalle persone deportate a Babilonia. Chissà quante volte il popolo di Dio in Babilonia avrà letto le profezie di Isaia, avrebbe letto e avrà letto che sarebbe venuto qualcheduno a dargli un grande spazio per muoversi, un popolo costretto, imprigionato a non muoversi da Babilonia. Cosa pensi possa significare per te e per me avere un Dio che viene in indossa per darci più spazio per muoverci? La tecnologia ci ha dato la possibilità di muoverci molto rapidamente. Molti di noi possono andare e tornare da posti molto lontani. Noi fra qualche giorno prenderemo un aereo e con due ore staremo a migliaia di chilometri di distanza in Gran Bretagna dai genitori di mia moglie. Ma spesso il posto più difficile da cui ci possiamo spostare siamo proprio noi stessi. Le nostre paure, i nostri limiti, le nostre abitudini sbagliate, che Dio chiama in una maniera precisa, peccato. Peccato è non centrare l'obiettivo, andare fuori dal potere di Dio. Gesù è venuto a Natale per essere Yasha, per essere il Salvatore, e darci più spazio per muoverci e liberarci da noi stessi. Farci volare lontano dai limiti umani e dai nostri problemi. La seconda parola che viene usata per Salvatore è Gaia, che significa colui che paga per avere qualcosa indietro. Mi sono immaginato come si saranno sentiti gli ebrei, il popolo di Dio, a Babilonia, sapendo che sarebbe venuto qualcuno che avrebbe pagato per averli indietro. Erano prigionieri. Come ti senti tu sapendo che Gesù è Gaia, colui che è sceso per pagare per tutti i nostri eccessi, tutta la nostra ribellione, tutta la nostra voglia di fare, di non fare ciò che il Padre ci dice di fare e di fare quello che piace a noi? Dio manderà qualcuno della sua stessa natura, per dare più spazio al popolo di Dio e per pagare per averlo indietro. Infatti al capitolo 52 di Isaia è scritto così, 52:3: infatti così parla il Signore, voi siete stati venduti per nulla e sarete riscattati senza denaro. Attenzione, perché quel senza denaro potrebbe sembrare, dice, senza denaro nel senso non pagherà niente. No, non è così il senso. Il senso è non basterà il denaro per riscattarlo. Siete stati venduti per nulla perché siete stati prigionieri e cui non siete stati acquistati, e non basterà denaro per pagarvi, perché il denaro, tutto il denaro del mondo non basterà per riavervi indietro. Servirà molto di più per riscattare un popolo reso schiavo e senza valore, tanto da dover essere venduto per nulla. Non basterà il denaro, ma servirà qualcosa di molto più prezioso: la vita di colui che solo avrebbe potuto obbedire perfettamente a Dio, vita per vita, esattamente così. Allora, immagina di essere stato rapito, che ne so, dall'ISIS, che va di moda in questo momento, no? E che l'ISIS abbia richiesto per te che per non ucciderti
che il presidente degli Stati Uniti d'America prende il tuo posto per essere ucciso. Ti dicono, ok, non ti uccidiamo se il presidente degli Stati Uniti viene qua e si fa uccidere al posto tuo. Pensare che Mr. Trump accetterebbe il congedo, sì, vado, ci penso io. Qui c'è ben oltre il presidente degli Stati Uniti che prende il tuo posto davanti al procuratore d'esecuzione, c'è ben oltre. Tu potresti dirmi però, ok Marco, ci sono stati tanti episodi, soprattutto durante la seconda guerra mondiale, che ne so, Salvo d'Acquisto che si è immolato, è un carabiniere che fu ucciso verso il litorale romano perché i tedeschi avevano fatto un rastrellamento, dovevano uccidere 300-400 persone al posto perché c'era stato un attentato contro i tedeschi, e Salvo d'Acquisto disse, ok, sono io che l'ho fatto, non era vero, e salvò tutte queste persone. Però sapete che cosa c'è? Salvo d'Acquisto, tutti gli altri si salvavano dalle persone innocenti. Sapevano che andavano là ad immolarsi per persone che erano innocenti, che non avevano commesso quello che gli veniva addebitato. Ma sarebbero stati disposti, sapendo che le persone scelte per morire erano pedofili, erano assassini, erano trafficanti di armi, erano i responsabili della deforestazione in Amazzonia, erano dittatori crudeli in Nord Corea? Bene, il Salvatore sarebbe venuto per morire non per i giusti, ma per gli ingiusti. Sarebbe venuto, colui che sarebbe venuto a Natale non avrebbe badato alla lista dei condannati, anzi sarebbe venuto proprio a scegliere quei condannati peggiori per dargli la possibilità di essere salvati. Ma che tipo di Salvatore avrebbe mandato? Quale Messia Dio avrebbe scelto per la sua opera di salvezza? Vi ricordate che abbiamo detto l'altra volta che il popolo di Dio stava aspettando un Messia che fosse un re terreno, un re che guagliasse e superasse i vasti di Davide e di Salomone, un principe guerriero che sgominasse tutti quanti quelli intorno a lui? Ma il capitolo 53 lo descrive in maniera completamente differente. Ma vi prego di prendere le vostre Bibbie, perché lo sta sul video, di prendere dal capitolo 52, lo leggiamo rapidamente, dal versetto 14 del capitolo 52 fino alla fine del capitolo 53. Dice così: come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. Chi le chiuderanno la bocca davanti a lui, poiché vedranno quello che non era loro mai stato narrato. Apprenderanno quello che non avevano udito. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria vita, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì bocca, come l'agnello condotto al mattatoio e come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aveva bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo da quelli della generazione e tra quelli della sua generazione chi riflette che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa del riscatto del mio popolo. Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli impi, ma nella sua morte gli è stato così ricco, perché non aveva commesso violenze, né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma piacque al Signore di stroncarlo con patimenti,
dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del suo tormento interiore e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi, egli dividerà il bottino coi potenti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato per altri fattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Io sono 25 anni che predico e tutte le volte cerco di non predicare e di non leggere questo capitolo intero, ma non ci riesco, perché è un capitolo splendido. Vedremo qualche pezzettino. Ma se togliete dalla Bibbia questo capitolo 53, potete buttare pure la Bibbia, perché c'è la descrizione di un re differente, un re diverso da quello che si aspettavano, un re sofferente, un re che viene come un umile bambino e è il re dei re. Allora, vediamo un attimo un po' di versetti. Mi dai la prossima slide? Versetto 52, versetto 14, la prima parte. Come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante dal punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Questo è Gesù come appare nella flagellazione, dopo la flagellazione. Al capitolo 19 del Vangelo di Giovanni c'è proprio la descrizione di Pilato che porta davanti, dopo la flagellazione, porta Gesù davanti alla folla e gli deve dire: ecco l'uomo, perché non si riconosceva più, non si vedeva più chi era Gesù, da come era ridotto. E Isaia l'aveva detto. Io sono un po' antico e mi ricordo che fino a un po' di tempo fa, quando uno ti diceva ti riduco un ecce homo, perché ecco l'uomo in latino si dice ecce homo, se uno ti diceva ti riduco un ecce homo, significava che ti riduco esattamente come ho ridotto Gesù, da non sembrare più che sei nemmeno un uomo. Altro versetto, Benjamin 53, versetti 1 e 2. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Il popolo si aspettava un re, un imperatore, un re grande quanto Salomone, invece ti dice è nato come una pianticella. Eccolo il Natale, è un bambino, è soltanto un bambino che nasce, ma è Dio che nasce. Altro versetto, Isaia 53:3. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore familiare, con la sofferenza pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo prima. Oltre a essere percosso, deriso e sputato durante il viaggio lungo il Golgota, vi ricordo che tutti quanti fuggirono. Sotto la croce c'erano soltanto le figlie, donne e Giovanni. Ma poi, dopo la morte, tutti quanti se ne andarono. L'unico che rimase fu Pietro, ma a distanza, e Pietro rinnegò tre volte e bestemmiò pure per dimostrare che non era... Che non era amico di Gesù. Altro versetto, Isaia 53:3. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni. C'è un riferimento preciso, vi ricordate? Il militare romano che pianta la lancia nel costato di Gesù, lo trovate in Giovanni 19:34, che pianta la lancia per vedere se era ancora. Isaia 53:6. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui la nostra iniquità. Vi ricordate cosa ha detto Giovanni 10:11? Io sono il buon pastore della vita, Gesù. Eccolo Gesù, eccolo il re che stava aspettando, eccolo colui che salva. Isaia 53:7. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì bocca. Pilato stesso implorerà
Gesù dicendogli in Marco al capitolo 4 e 5, perché non dici niente? Guarda di quante cose ti accusano. Allora non apri bocca. Ma Gesù, con grande meraviglia di Pilato, non disse una parola. Queste sono le parole in Marco. Avanti versi. Isaia 53,9. Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con i regni. Il corpo di Gesù verrà deposto dalla croce in una tomba nuova di un ricco che era un discepolo di Gesù e si chiamava Giuseppe di Arimatese. Giuseppe chiese il corpo e lo pose nella tomba che lui aveva costruito per la sua famiglia e era nuova, non era mai stata aperta. Avanti per me. Isaia 53,11. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Vi ricordate il tormento? Dove è stato tormentato Gesù? Getsemani. Getsemani. Luca 22,42. Allontana da me questo calice, disse Gesù. Era tormentato. E poi, però, tre giorni dopo la morte, la luce accecante della risurrezione che lascia stesi per terra le guardie romane. Isaia 52, 14 e 53, 12. Perché ha dato se stesso alla morte ed è stato portato fra i malfattori, e perché egli ha portato i peccati dei morti e ha interceduto per i colpevoli. Gesù verrà crocifisso, ricordate qualche cosa? Dove? A mezzo a due ladroni. Gesù stesso dirà in Luca 22, capitolo 37, perché io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto, egli è stato contato tra i malfattori. Ecco. Isaia, 772 anni prima del Natale numero 1, vede la croce, la vede. Magari non capisce bene a che cosa si riferisce, perché chiaramente noi lo possiamo vedere, ma non lui. Ma fermatevi un attimo, fermiamoci un attimo. E se fosse tutto un caso? Se fosse la mia voglia di credere a farmi vedere Gesù nell'uomo che Isaia descrive? Ci avete mai pensato? Tante coincidenze. Se le 8 profezie, perché abbiamo visto 8 di profezie, fossero soltanto un caso fortunato, capitare, che 8 profezie, beh, è un caso, è la mia voglia di vedere Gesù in quelle profezie. Io avevo detto che come giovane ero un giovane abbastanza scettico, e chiamava una scienza che si chiama statistica. Dio ci dice che sa come siamo fatti. Siamo fatti in una certa maniera, lo studio. E Dio mi mise davanti lo studio di un certo professor Peter Stoner. Il professor Peter Stoner era un matematico morto intorno agli anni 60, che era il rettore dell'università di Pasadena negli Stati Uniti. Ed era un matematico e era anche un credente. Tra i molti studi che ha fatto degli studi sulle profezie della Bibbia, e questo è quello che afferma. Applicando la scienza che regola il calcolo della probabilità e considerando solo 8 profezie su Gesù, oggi ne abbiamo viste 8, si ha che le probabilità che un qualsiasi uomo vissuto dall'inizio della storia abbia le stesse caratteristiche citate in appena 8 profezie della Bibbia sono una possibilità su 100 milioni di miliardi, ovvero è 10 alla 17esima. Però questo non ci fa capire bene perché sono numeri. Allora vi fa un esempio. Se prendessimo 100 milioni di miliardi di monete da un dollaro e le disponessimo sulla superficie del Texas, che è in pratica due volte e mezzo l'Italia, avremmo uno strato di monete alte circa 65 centimetri. Contrassegniamo una moneta e la mescoliamo tra le altre. Prendiamo quindi una persona e vendiamola dicendogli che deve tentare di trovare la moneta contrassegnata e che può andare dove vuole, ma che avrà un solo tentativo a sua disposizione. Bene, le possibilità che trovi la moneta in quell'unico tentativo sono appunto 1 su 100 milioni di miliardi. Vi rende consapevoli della precisione con cui ha descritto Isaia? Questo è quello che succede considerando appena 8 di profezie.
Ma se consideriamo, per esempio, 48 profezie, 48 profezie, nella Bibbia ce ne sono più di 300, allora le possibilità che Gesù assomigli per caso alle profezie sono una su... Beh, ve lo faccio vedere il numero. Questa è la probabilità. Non riesco a leggerlo, non lo so quanto sia. Vi dico che è un 1 seguito da 157 zeri. Per brevità, i matematici dicono che è 10 alla 157esima potenza. Ora, 10 alla 157, questo è più o meno approssimativamente la massa totale degli elettroni presenti nel mondo conosciuto. Questa è la possibilità. Tenendo presente 48 profezie. Però sapete che cosa c'è? A chi serve? Queste sono cose belle da sapere, perché ci servono magari per difendere, fare quello che si chiama apologetica. Ma chi crede? Non gli servono queste cose. Non gli serve che questi numeri per credere. Perché se hai creduto, sai da sola quale cambiamento e quale risposte Gesù ha dato nella tua vita. Che cosa ha provocato in te Gesù nel momento che lo hai accettato? E non servono questi numeri, perché ne sei consapevole, perché Gesù è in te, è entrato dentro di te. Ah, vorrei ascoltare assieme a voi una canzone, mi dai il comando? Una canzone che avrei voluto farlo insieme con Simone, ma Simone purtroppo, che saluta, ha letto ammalato, perché abbiamo recuperato un vecchio filmato. È una canzone di 3 minuti e 57 secondi che spiega quello che io ci ho messo 26 minuti per spiegare.
ritorniamo sulle note, perché c'è l'ultimo versetto. C'è l'ultimo versetto che voglio vedere insieme con voi. Il Natale è da sempre sinonimo di gioia, di festeggiamenti, perché non possiamo come uomini fare a meno del Natale. Il Natale, che non è il 25 dicembre, lo sappiamo, è una convenzione che ci siamo dati, ci dice che Gesù è veramente il Salvatore, è veramente il Cristo, che Cristo è veramente disceso dal cielo per la terra di terra, e che la salvezza è realmente a portata di mano se credi nel Natale e accetti la Pasqua. Perché non basta credere nel Natale, bisogna accettare la Pasqua. Se credi che Dio è realmente sceso tra noi e se accetti che ne hai bisogno per coprire le tue colpe. Se non credi questo, puoi anche accettare il Natale, puoi anche credere che Gesù è venuto, ma se non accetti la Pasqua, non credi che ti serve Gesù nella tua vita, allora rimarrai sotto condanna. A chi crede serve sapere che era necessario il Natale, Dio che scende in forma di uomo per portarti salvezza nella Pasqua. Guarda l'ultimo versetto, Isaia 7,14. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Noi eravamo nel paese dell'ombra della morte, e adesso, grazie al Natale, grazie alla venuta di Gesù, la luce può risplendere. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù, grazie. Grazie di essere il nostro Salvatore. Grazie di essere colui che è venuto a darci un più ampio spazio. Grazie di essere stato colui che è venuto a pagarci. E che il tuo prezzo, il prezzo che hai pagato è stato enorme, Signore Gesù. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualche cosa che è stata detta, prega queste cose nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio ricordare questo Natale, ma voglio soprattutto credere e accettare la Pasqua. Io accetto che tu sei venuto e voglio credere che tu sei venuto, perché io lo so che tu sei venuto perché hai fatto differenza nel mio cuore. E se tu che non hai ancora accettato, se non hai mai accettato Gesù nel tuo cuore, prega queste cose nel tuo cuore in questo momento. Signore Gesù, io durante questi festeggiamenti voglio credere in te, voglio accettare la Pasqua. Voglio credere nel Natale, voglio credere che sei venuto e voglio accettare il peso che tu hai avuto per me, che hai preso tutti quanti i tuoi peccati su di te su quella croce, e ti voglio ringraziare per quello che hai fatto. Voglio dedicare la mia vita a te in contraccambio di quello che sei stato tu per la vita di tutto quanto il mondo. Le cose che ho pregato le prego nel tuo nome, Signore Gesù. Amen.